Se c'è qualcuno che ti offre un guadagno facile, non fidarti. Forse è un finto amico. Il mio cellulare fa schifo, cioè un rottame. Vorrei comprarne uno nuovo, però i miei genitori non sganciano i cash. Tirchi tuoi, ma anche i miei uguali. Raga, vi stavo sentendo. Vi servono dei soldi? Ci penso io. Ma come, così tanti soldi? Tranquilli, tranquilli, ci penso io. Andate, andate. Abbiamo un nuovo amico ed è pure generoso. Un po' di fortuna. Oh no, lo sapevo. A bambocci, avete capito che ora vi comando io? Vi do i soldi, ora sarete miei ordini. Ma vi siete fidati di quelli? Ma siete scemi? Andiamo insieme dalla polizia. La generosità di quelli, ma va, la vera generosità è stata quella dei genitori del piccolo Nicolas, ucciso dalla mafia. Loro hanno donato i suoi organi, quella è generosità. La legalità deve essere il nostro ideale, ricordiamolo. La mafia si esprime sempre attraverso la prepotenza. Se vuoi trovare quell'immondizia se ne salva, devi pagare. Sei scemo. Noi non paghiamo e comunque non abbiamo tempo da perdere. Io, questa è gente pericolosa. Non dobbiamo fare la fine del ragazzo ucciso nell'acido. Andiamo a scuola. Andiamo a scuola, cazzo. Ehi, vuoi vedere che fine fanno le ruote della tua bici se non paghi? Ops, non volevo. Questo è il mio telefono, ti ho registrato. Ora sei tu nei guai. Nei guai seri. Non farti incastrare, denuncia l'illegalità. Se a scuola incontri dei bulli o delle bulle, sappi che hai a che fare con un comportamento mafioso. Dacci la tua mail. E la prossima volta portane di più per me le mie amiche. Abbiamo la faccia di qualcuno che la vuole comprare? Ma dai, ma vuoi davvero darla delle sfigate? Ciao ragazze, ma che succede? Perché siete così tristi? Delle ragazze mi bullizzano. Andiamo a dire tutto al prof. È la cosa giusta. Conosci la storia di Libro Grassi? Lui in Sicilia ha avuto il coraggio di denunciare la mafia. Anche noi nel nostro piccolo possiamo fare la differenza. Capito? Non farti incastrare. Denuncia, fai la tua parte.